Ciao a tutti e bentornati su Cucina per te. Qualche tempo fa la Jo ci ha deliziato con una variante della Japanese Cotton Cake, preparata con solo 3 ingredienti. Io oggi vi mostrerò la ricetta base di questo dolce, che, se preparato in questa maniera, darà come risultato una torta soffice come una torta margherita, ma col sapore di cheesecake. Siete curiosi? Bene, vi aspetto dopo la sigla! Gli ingredienti per questa ricetta sono 100 g di burro, 100 g di formaggio spalmabile, 130 ml di latte, 8 uova, 60 g di farina 00, 60 g di maizena, 130 g di zucchero. Queste dosi vanno bene per uno stampo da circa 20 cm, che poi sia in silicone o in metallo, basta che abbia i bordi abbastanza alti. In più deve essere chiuso, perché la torta va cotta a bagnomaria. Ma non vi disperate, se avete uno stampo a cerniera come questo, vi mostrerò come poterlo rendere sicuro per la cottura a bagnomaria. Rivestite esternamente lo stampo con un foglio di carta stagnola, imburratelo e foderatelo internamente con della carta da forno. Mettete a scaldare il latte col burro e il formaggio spalmabile e, sempre mescolando, amalgamate il tutto. Una volta pronti, togliete dal fuoco. Dividete le uova, prendete i tuorli e amalgamateci il composto di latte. Aggiungete le farine setacciate e mescolate bene. Montate gli albumi con lo zucchero. Una volta pronti, aggiungeteli un terzo per volta al composto di tuorli, mi raccomando in maniera molto delicata. Versate tutto nello stampo e dategli qualche colpetto per rimuovere le bolle più grandi. Prendete una teglia da 24 cm, metteteci sul fondo o un tovagliolo di carta oppure un foglio di carta assorbente e adagiatevi il nostro stampo con l'impasto della torta. Riempite di acqua calda fino a 3/4 e infornate a 160 gradi per 25 minuti. Dopodiché abbassate a 140 e lasciate cuocere per altri 50-55 minuti. Una volta tolta dal forno e lasciata raffreddare, sformate la torta. Aggiungete una spolverata di zucchero a velo e servite. Ed ecco qua pronta la nostra sofficissima torta. Ora non vi resta che servirla, magari con una spolverata di zucchero a velo e abbinata a delle fragole oppure della sempre golosissima panna. Spero che anche questa ricetta vi sia piaciuta, continuate a seguirci sul nostro sito e sul nostro canale, ci vediamo alla prossima e ciao ciao!